Buonasera a tutti ragazzi, qui è il vostro Antani che vi parla. Stasera torniamo su Euro Truck Simulator 2 in compagnia del nostro Bex. Buonasera. Buonasera. Sempre sul server ProMod andiamo a continuare il nostro viaggio. Eravamo in Islanda, ci eravamo lasciati in Islanda. Purtroppo stasera il buon Magico non potrà essere qui, non si sente molto bene. Allora, passa per stasera, dimmi tutto. Io sono a Reio Atfur, no, la prima città. Te sei a Seio Esfur, quella del porto. Quella dopo? Va bene. Quella dopo vengo lì. No, che ho già esplorato io, fra l'altro, quindi... Guardiamo se ci fossero dei viaggi per girare un po' l'Islanda, che mi piacerebbe. Sì, anche a me. Allora, vediamo un po'. Eccoci qua, eravamo qui. Ma io c'ho Donbass, Islanda. No. No, c'ho Isole Faroe. Neanche. Da dove sono io. Neanche. Da allora, dove sono io? Aspetta un secondo. Da dove sono io? Alla prima? No, la prima non c'è un cappero. No, purtroppo neanche io, quindi... A Reio Coto ci avrei di questo, Isole Faroe, basta, 82 km. Dai, prendiamo Isole. Sì, poi dici se poi non c'è, va bene, brutte l'isole. Io non c'ho nulla, né per l'Isole Faroe, cioè non c'ho niente. Ti fa dormire, no? Non è problema chi è a dormire, se no, yeah, proviamo a dormire. Non cambia molto, però. Ma te quella dove sono io l'ha esplorata, la Reio. Sì. Io c'avevo due pagine, c'avevo lì, per quello te l'ho chiesto. Perché lì mi sa che ce n'è di più di carichi, Tanto bisogna per forza prendere carichi normali e non carichi di World of Truck, perché qui World of Truck non va. Io c'ho un guasto al motore, non capisco. Vabbè. All'altro l'officina è nella tua città, dove sei te. Vieni da me, dai. Di far viaggio in viaggio. Vieni anche a riparare. Proviamo. Noi ci eravamo già andati la scorsa volta, non so se ve lo ricordate. All'altro una bella salita con un po' di ghiaccio. Tanto laggata, incredibile. Allora, per dormire non è qui. Per dormire, scusami, dov'è? Qua c'è un hotel, mi sembra, lì vicino. Ah, questo non è lì, sono stato, non sei stanco. Bene, vai. Mi fa dormire. Ok, intanto qui spannato uno con auto. Sarà un amministratore. Penso di sì. Io stavo cercando un benzinaro. Non c'è. Sì, c'è. No, vieni verso il porto e c'è. Ah, verso il porto lo sapevo, io dicevo qui non c'è. Ciao, dove Riccardo, vieni? Buonasera. Ciao. Ben trovato. Ah. Tutto bene? Allora. Andiamo a vedere di ricongiungerci al nostro Bex, che è nella prossima città. Io volevo provare magari da Reykjavik se c'era qualcosa. Però arrivare a Reykjavik mi sa ci vuole un po'. Sì, o proviamo ad andare a Zonzo, così puntiamo la prossima città. E se ti fa dormire... io vedrei anche il carico, basta che uno di qua abbia un carico, io non c'ho neanche un carico per l'Islanda. Neanche io, uppela. Però a me non mi fa dormire, a te penso ti faccia dormire. E ora guardo, allora intanto siamo usciti dalla zona con la neve fresca, tutto bene, grazie. Te Riccardo tutto a posto? Ah, allora, dove è benzinaio... c'è anche il punto di sosta. Vediamo.
vediamo un po'. Vorrebbe che ti aspettassi qui. Infatti ti sto vedendo arrivare. Sì, ho visto anch'io da... Da dove vieni, Riccardo? Se possiamo saperlo. Se lo vuole dire, non è obbligatorio assolutamente. Allora. È per fare conversazione, ci mancherebbe. Allora, eccolo laggiù. Salve. Venga. Allora, qua giù c'è il... Ah, sì, l'ho visto. Ah, vediamo un po' se mi fa dormire. Oh, questo col caravan. Sì, sì, è quello che spanato. Tu sei stanco adesso. Bene. Ok, via. Perfetto. Allora, io guarderei la mappa un attimo. Noi siamo allora, qui. Siamo noi, a parte cosa. Puoi andare o a nord, che c'è Krakla. Ma non c'è nulla di oggi. Ce n'è una in base nell'azienda. Io penso che se vai ad Akunkeiri, che è più a nord di Kafra, che lo vedo una bella città, penso che lì qualcosa ci potrebbe essere. Lì Ofnali, quelli dici te, Onnafio, Roy, o Wanda Akurei. No, proviamo ad andare ad Akurei. No, dicevo, Riccardo, sì, forse... E gracchia un po', ma non ti preoccupare. E, c'è il tuo microfono che a volte gracchia, David. Non si sa come mai. Vabbè, dai, saranno interferenze. E comunque, niente, vai tranquillo. Allora, sì, dicevo, da dove, se vuoi dirlo, ovviamente, da che parte d'Italia vieni? Noi siamo toscani entrambi. Allora, dove... si va ad Akureiri? È lontanino però, penso. Quanto è da dove siamo noi, aspetta. Noi siamo io di Lucca e il mio amico qua è di Pisa. Dove andiamo di qua? Allora, dove andiamo allora? Non ho capito. Allora, da dove siamo noi a Ofn c'è 561 km. A dove a che? A Onnafroi, quella città dopo lei o cosa, per andare a Akurei, e Akurei non mi ci fa mica andare a me. Devi passare da Krafla e andare su, perché ti ci fa andare? Che vuol dire? Non ci fa andare, è lontano, mi dà 900 km. Cazzo, è possibile che mi dia 900 km? No, è vero, è vero. 900 km. E allora c'è Ofn, che è quella dopo. C'è 500 km anche lì. Alla eh? Faccia. Da Krafla quanti ce n'è? 700 alla faccia. È più vicino Ofn. Ah, ok. Ci aveva già seguito. Perfetto. 268 km c'è a Ofn, non c'è tanto. Proviamo ad andare a Ofn, vediamo. Andiamo a Ofn, vediamo. Speriamo. Io metto il navigatore al distributore. Sì, sì, anche io l'ho messo il navigatore. Partiamo. Andiamo. Proviamo ad andare scarichi. Troppo è così. Io non vedo l'ora che ci sia il multiplayer ufficiale. Per le mappe non ne metteremo tante, però 3 o 4 penso le metteremo. La Pro Mod, le AIA map e poi forse la Rus map. O altra roba, non lo so. Mi sta andando, sei dietro? Sì. Ok. Non ti vedevo. Certo, sì sì, per PC. Per poi, forza. Poi sì, sì, poi quando avrai i punti necessari mi... Ah, parla di giochi, ok. Sì, ti manderò la chiave via email, quindi mi dai l'email e io ti mando la chiave.
Allora. Ok, perfetto. Mi senti grattare in live o mi senti grattare su Discord? No, poi sulla live l'ho notato anch'io delle volte, non lo so come mai. Oddio, mamma mia, sì, no, è inguidabile, eh? Sì, bisogna andare molto piano. Bisogna andare nel mezzo, lo vedi? Sai che non so se ci vuole le gomme da neve o le paura di sì, eh? C'è da ridere quando si farà l'Alaska, eh? Io dico ci sarà da piangere. Oddio, nel mezzo non dà grossi problemi, però se vai da lati, ma tu non devi camminare nel mezzo, lo so, ma c'è la neve. Non so che non potresti camminare nel mezzo. Allora, se è un problema di volumi, allora il problema è mio, perché l'ho messa al massimo io. Ora provo a abbassarlo io da Discord. Ho capito qual è il problema. Va bene. Sente più alto. Sì, sì, ho capito. Sì, sì, la colpa è mia. Allora, il problema è che se ora esco dal gioco mi crasha, quindi la prossima volta lo faccio subito. Oh, finalmente è finita quella parte. Sì, qui c'è le strade pulite, fortuna. E non è indice di manovrabilità, perché come azzardi un po' ti fotte, no, un po' più controllabile, eh? Sì, però come t'azzardi a fare qualcosa di diverso. Intanto, ragazzi, veramente dei paesaggi fantastici, Siamo anche scarichi, veramente. Se fossimo carichi sarebbe, sì, peggio, sarebbe un'altra, cioè veramente 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 belli questi paesaggi. Stanno facendo anche la Groenlandia, quindi dovrebbe venire. Io spero che venga a livello del l'umido. Dalla parte dell'Africa, per esempio, quella lì. Ok. Questa parte allora, in realtà questa settimana, quando abbiamo saltato la live, non lo ricordo. No, dipende, cioè dei giorni ne faccio due, quando c'è anche l'altro mio amico che si può fare una partita verso le 6 e portiamo oltre a... Cosa c'è qui? Giusto per... Punto panoramico. Ah, punto panoramico? Mi sa di sì. Sì. Punto di interesse. Uh-huh. Ah, bello. Si può vedere. Bello. Vabbè. Consiglio di farlo anche a te, se lo vuoi fare. Aspetta. Ferma il camion e... Spengilo. Wow, molto bello. Cioè, sì, come ti dicevo, la sera più o meno ci sono quasi sempre, tranne forse delle volte non si è fatto di domenica, ma il pomeriggio dipende dai turni di questo mio amico, perché con lui porto altri giochi, diciamo. Quindi dipende anche dai turni di lavoro. Molto bella, molto molto bello. Va bene, damose. Io, signor Antani, se lei è d'accordo, avevo in mente, visto che sinceramente farming un po' mi ha, non mi sta più prendendo.
Stardew Valley, però non lo so se sei interessato. Una serie alternativa a far, cioè proprio in sostituzione di farmi. Vediamo, dai, e ragioniamo con calma. L'altro avrei da prendermelo. Sì, sì, vabbè. Vorrei regalarla anche a Luigi, quindi se poi si volesse unire. A me gioco lì di calma, anche perché ha delle caratteristiche che copiano Minecraft. Ok, siamo quasi arrivati, eh? Questa parte qui è meno non è nevato, eh? No, è quello di là, era la parte del ghiacciaio, mi sa, questa. Cazzo, mi ha laggato anche, va bene. Molto molto bello e molto curato, mi piace molto. E vabbè, ProMod è la migliore mappa che ci sia, mappa mod sul gioco. Poi secondo me c'è la EA map dopo, però ce n'è anche altre, eh? Molto bella questa, non la va adesso. Oppela. Addio! Tento che è sterrato, eh? Piano! Visto! Visto! Wow! Madonna! E che sembra di essere sulla EA map, c'hanno queste strade qui, eh? Così, proprio così improvvise. Mi è andata via completamente. La motrice di 45 non va, eh? Per forza. È una strada da trattori questa via, eh? Oddio, c'è da considerare che i camion su questa strada qui ci passano. Oppela là. Ecco. Ok, ritorna all'asfalto. Meno male. Ti fa conto che questa parte qui non è nulla in confronto all'altra, eh? Quindi sì, non immagino. Io non l'ho provato, poi però c'è da dire che carico una cosa e scarica un'altra. Carico è peggio. No, carico è meglio perché c'è più peso. Sì, però non è che può andare tanto più veloce, eh? No, va bene, però sei più stabile la motrice da sola. Sì. Stabile, sono d'accordo, però cioè che finalmente l'avevano messo su Traghezzi MP, ora se metteranno in multiplayer ufficiale non servirà più, si potrà mettere che ci vorranno di mod, ma ciò non toglie per chi volesse comunque continuare a usare Traghezzi MP. La ProMod è consigliabile rimetterla, secondo me, eh? Sì, decisamente. Raggiungere l'Islanda, l'Irlanda, quei paesi lì del Mediterraneo, la Grecia, che non c'è nel gioco base, non c'è la Grecia. Parte della Spagna, vabbè, quello sarà risolto col DLC Iberia, però quanto ho capito, come ha detto Luigi, qualche città lo vogliono ampliare comunque, eh? Sembra, ma è grande l'Islanda, eh? Sì, è grande grande in effetti, pensavo anche io fosse più piccola, invece è grande. Dovremmo essere quasi arrivati. Ok, sono in vista di Ofna.
E siamo arrivati. Animale. Ofn Ornafirdi. E tante aziende non ci sono, vabbè. Vediamo un po'. C'è anche il punto dove poter dormire eventualmente, no? Dubito. Ok, vediamo un po'. Io sono, ecco, sì, ti vedo. Allora, vediamo un po'. Reykjavik, yes. No, aspetta. Sì, anzi, ne ho due. Akranes e Reykjavik. Allora, vediamo un po'. Io c'ho Selfoss, che comunque è sempre in Islanda. Selfoss? Dove sarebbe? Cima. Selfoss, io lo prendo per Reykjavik. Reykjavik dov'è? Ah, sì, è sopra. Quindi prendi quello, se c'è un altro che va lì, comunque. No, prendo Reykjavik. Andiamo nella capitale. 490 km. Io ho 481 km. Allora siamo lì. Allora io ho un po' di chilometri. C'ho la chat e non mi riesci a vedere quanti chilometri c'è. 125 io ce n'ho. Per prendere il carico? Sì. Che cazzo. Sì? Io beh, non lo so, non riesco a... Ah, 125. È il solito punto, no? La solita azienda, penso. Non è che ce n'è 50 di aziende qui, eh? E allora, ragazzi, andiamo. Sì, non bisogna fare la strada di prima, bisogna proseguire. Ciao Kinox, buonasera. Buonasera. E nulla, i giochi sono con i punti canale. PC. Certo, quello mi scordo sempre. Che perché di quelli lì, tranne PES, tutti gli altri... Mi dici, ma non era anche, non c'era anche Breakfast come come si dice, crossplay? Non lo so, a parte Roberto dicevo. Roberto non ha plus. Ah, vabbè. Wow, ecco fatto. Diverto un cartello, mi scusi. Non so se dopo guardo. Mi è partito quel camion. Le strade. Okay, ma diciamo, posso essere sincero. È fatta meglio. No, meglio no, perché è diversa. Però mi sta piacendo di più che della Corsica e della Sardegna. Per quanto sia chiaramente meglio, Oddio, aiuto. Se Corsica e Sardegna sono fatte meglio, però... Vabbè, si fa risuonarci. Sono fatte meglio, però questa mappa qui, cioè questa parte qui della mappa, tanta roba. Vedi anche qui il mare costeggiato, la spiaggia. C'è da fare 52 km così, eh? No, che ho fatto? Mi sono incastrato. Ma è possibile. Ma dai, mi sono... No, non ci credo. No. Ora no, come hai fatto a incastrarti lì? Sì, a fare tromaggia. Metti il bloccaggio. Come che metto il bloccaggio? Le ruote posteriori girano a V. Metti il bloccaggio differenziale con la V. Ok.
che ci esci. Girare a vuoto perché sono in alto, no? Che come cap lo faccio? Non è un problema di bloccaggio differenziale. Che guarda che bug di merda. Anche da lì siamo in collisioni, quindi non si può fare un cappero. Allora, vediamo un po'. Non mi farebbe andare a caro attrezzi. A Reykjavik se ti va bene. No. Off non c'è il meccanico. A Rayon dove sei la, dove siamo. Non posso farci nulla. Ma guarda te come cappero, è possibile. Niente, via, devo andare per forza al meccanico. Vaffanculo. Che palle. Che pial... Io quanti chilometri devo fare? Assai. 364. Boia. E non c'era nulla da fare, era bloccato. Solo se trovi sti bug. È un bug, ho fatto retromarcia e si era bloccata il cartello con le ruote posteriori sopra e quelle anteriori piantate in terra, non potevo andare avanti. Ho fatto danno all'1% al camion e non si muoveva. Cioè te ha preso il guardrail, non è che l'ha toccata e ti ha fatto alzare il camion posteriormente, cosa infattibile nella realtà. Siamo arrivati all'azienda, ma dopo essersi fatto più di 300 km, gli ultimi 50 km saranno veramente divertenti. Ti avverto. Perché? È tutto sterrato. No. Non ti ribaltare, eh? È un rischiato. Non ti corre dietro nessuno, va calmo. E cazzo, 700 km, 340 km. Allora. Tra l'altro sono nella parte ghiacciata che si è fatto prima. Allora, prendiamo il carico. Addirittura c'è anche due carichi speciali, guarda. Ma in multiplayer non li può fare? Sì. Allora, dove sarà quel carico lì? Dove sarà? Questo è il carico di David. Ok. Eccolo qui. Il mio. T'avverto che l'azienda è un labirinto, eh? Quindi fai a modo. Trovato subito, la trovate il mio, quindi non sia facile a trovare. No, però è tutte stradine strette, quindi vai con calma perché ti incastri di nulla. Sono sempre a 300 km dall'azienda. Ti si aspetta, non ti preoccupare. Tanto io ci ho a rifarmi 50 km al contrario. E tanto fatti 50 km al contrario. Infatti, mi diverto a raffarli col carico.
inizia. Che okay, sono appunto panoramico. E questo è fatto presto. E ci credo, sono andato a 130 all'ora. Sì, però ora arriverà poi la parte... A parte... Panoramico sei vicino allora, abbastanza. Metà sì. Strada. No, a me di più. Mamma mia, cosa ho rischiato. Un po' te le cerchi, eh. Dai, 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 bimbo, su. È andata anche fuori strada, per fortuna non ho fatto modalità. Ho fatto una curva a 100 all'ora. Lasciamo perdere, eh. Danno. Parecchio, 11%, cioè avevo già il 6%. Allora, che qui per far danno lo fa subito, eh. Poi con questo camion qui, man, lasciamo perdere. Allora, parte arriva la strada sterrata. Infatti è meglio, l'Iveco. Il Volvo. Ora è ricambiato, prima è il man. Ora il Volvo. Ma, oh. Ma il Volvo quello di American Truck, però. No, quello te lo lascio. Che poi l'ha trovato te pessimo. Ha un unico difetto, il serbatoio del carburante. Poi il resto non era. No, hai detto nulla. Ogni, sì, ogni 100 metri. Ogni sì. 300 miglia devi far pieno. Ma fa culo. Scusa. Dove essere nella parte sterrata ancora no. Ancora non ci sono, cavolo, è possibile. Ah, eccola, infatti bene, mi sono girato benissimo, non ho fatto nulla, però vabbè, ha sbinnato. Sono a 200 km dall'azienda. Te sei già uscito? Sto arrivando ora in fondo alla strada sterrata. Fa proprio la parte sterrata ora. Quindi mi devo aspettare 50 km così, bene? Ecco, facessero le strade così e la possibilità di montare le gomme da sterrato o comunque da neve. A parte che i camion, metterci le catene, ma le catene sì, neve. Ce le metti te le catene al camion, ti voglio vedere. In realtà è un casino, come fai a viaggiare? Ci vuole le gomme apposta? Termiche. Poi quando la neve è alta parcheggi il camion e lo lasci lì. Ah, è lì per forza. E mi si spenge il camion di continuo. Allora io sono a 184 km. Altri 50 punti esperienza. Mi sto facendo punti esperienza andando a zonzo a vuoto. Va bene. Noi ci siamo. Sarebbe da foto, ma ti aspettiamo. Ora deve venire con me carico dietro. Scherzando, veramente. Mi muto un attimo, scusate.
140 km. Allora, signor David, a che punto siamo? Sono arrivato alla città, dove essere lontano dal punto di... Quant'è dalla svolta lì? 50 km? Sì. E comunque sta sempre vincendo la Lazio, 2-0. Aspettando Bex, che arriverà fra 2 ore e mezzo. Ora lo sai cosa succede, ragazzi? Arriva lungo, fa retromarcia e si rifianta nel cartello un'altra volta. Se succede, vado a casa sua e ne tiro pitini nell'orecchio. Potrebbe anche finire in mare. Che dite? Oh, sta arrivando! Sta arrivando! Troppo veloce. Si pianta, vero Dio? Vada là. E ora inizia la lotta, caro. Come tutta ti... così? Tutta così la strada? Sì. E c'è anche 3 o 4 tornanti a sbalzo. Quindi se vai troppo veloce, tiri dritto e vai nel canalone, io te lo dico. Questo non da 40 km. E in alcuni punti anche troppo 40 km. Te lo assicuro. Ma intanto decelera da solo. E senza Lisa. Visto. Che dov'è? In cima alla cava sta azienda. No, è una cava. Immaginavo che fosse una cava. Muoviti, non vorrei che ti chiccassero, no? Muoviti un pochino. Sì, sì. Avanti dietro, avanti indietro. Ok, sono a 33 km. Quasi quasi vado giù in spiaggia col camion. Ce la farò fuori rimontà? Dubito. No, si vedono anche da cose su Bass. All'esterno, vabbè. Lo fa una cosa, ragazzi. Perdonatemi. Ma mi dà troppa noia.
sperando che non sia tutto bloccato. Certamente. Madonna, che schifo, ragazzi. Che schifo. Cioè, no, non si può, dai. No. È ridicolo. È ridicolo. Vai al desktop, non te lo perdona? Si inchioda. Ma tanto ce lo aspetta a lui, ma... Che palle, ragazzi. Ok, c'ho 10-8 km. Sono quasi arrivato. No! Ehi. Oh, mi sono ribattato. No, dai, David, per cortesia. Sto scherzando. Però ho rischiato, ho preso un sasso, mi sono ribattato a metà, poi per fortuna mi ha ributtato normale. Ho avuto un culo clamoroso. Non mi sono veramente ribattato. Allora, vediamo un po' dov'è questo carico. Okay. Allora dovrei averlo qua giù. Ho fatto il 20% di anno a camion. Ok, ho trovato subito io in realtà. Quindi non è che ho durato grande fatica a prendere il carico. Da un po' se fai 180 all'ora torna indietro. Sì, certo, così mi riparto. L'altro ce la fa neanche il camion che voglio, quindi. Ce la fa sì. Ok. E c'ho 491 km. Damose. Sto uscendo, Che il tempo è denaro. Sto uscendo, quindi. Già hai fatto finta di esserti incastrato per un piglia al carico. No, in realtà ho rischiato di ribaltarmi qui, è andata di culo. Come cavolo hai fatto a ribaltarti che facevi 40 all'ora? Lo devi una roccia, il camion è andato su due ruote e poi magicamente è andato su. Mamma mia, lo sai... Se eri arrivato a 20 km, ti ribaltavi e ti toccava tornare indietro, ti mangiavo la testa. E te zitto, un lago fa. Ti riportava a 400 km di distanza, vedrai. Ok. Ok, già fatto 10 km, l'ho già fatto. Sono a 4,80, quindi era 4,91. In realtà questa prima parte è più facile così che il contrario. Prima era in salita, ora è in discesa. È peggio. No, è peggio, è meglio per andare più veloce. Prima non ci andava a 50, ora va a 60 in battibalena. È mandato via il censimento. Fatto ieri il censimento.
Allora, dovrei essere a 20 km dall'uscita, che sono a 4,63 e 50, quindi sì. Sì, sono a 20 km. Infatti vedo la fine della strada, se Dio vuole. Oh, ho durato meno fatica, sinceramente. Ha più stabilità quando è carico. Che t'ho detto io? Che si può cominciare a avviare, eh? Se mi vedi sulla minimappa. No. Non ti vedo neanche ancora. Ora sì. Aspetto che vada fuori strada l'ultima curva. C'è un'altra curva, non è ancora finita. Eccolo. Via taglia di lì, no? Sì, certo, così mi riparta. Vai. Ma deve andare avanti lei, perché è lei che si ferma prima. Sì, vado avanti, vado avanti. Quanti chilometri è da... 435. Io 438, eh. Non è che sei tanto più... Anzi, ho la stessa tua distanza, essere preciso. Quindi... Finalmente. Via. Andiamo. Comunque lì 400 km sono come fanno i miei, perché vediamo che cosa troverò. Dov'è che devi andare te? Reykjavik. E devo andare anch'io lì, eh? Detto che andavi a Solfos. Boh, io ho preso il Reykjavik. Reykjavik, vabbè, è il solito comune di andare nello stesso posto. Si va alla capitale, via. Speriamo che non piove, perché se piove con la strada sterrata, la neve, il camion non è incontrollabile di più. Per te è già incontrollabile ora. No, no, però si controlla abbastanza bene. Se strade strette, ma è normale, eh? È anche troppo larghe per i miei gusti. Le strade ci vogliono di mezza corsia. Una è troppo. Fosse un meccanico sarebbe gradito, ma non c'è, c'è un distributore. Io fra l'altro ho già fatto, cioè c'ho la benzina, quindi a gasolio sono messo bene, vado avanti. Idem. Ah, comunque c'è da lamentarsi poco, se preso lo stesso carico nella stessa azienda e si sta portando alla stessa azienda. Cosa quasi mai successa, mi ricordo. Secondo me qui è normale, perché le aziende sono quelle. E questa parte di mappa qui è un po' deludente, c'è quasi nulla. Mi ho messo qualche casa, qualcosa. Terra del Sud.
cambiamo contea. Ma e queste bimbo sono lande desolate, nel senso che non c'è mica nulla che ti aspettavi. Islanda? Ah, stanno solamente vicino al porto? Sì. Io sono stato alle isole Aran in Irlanda e più o meno è così, eh. Si concentrano tutti vicino ai porti. Però qualche casa, che ne so, ogni 100-200 km c'è, una, due. Nulla. È raro. Guardate bello questa lingua di terra. Mare a sinistra e mare a destra. C'è stato per un momento. Devono essere laghi più che mare, mi sa, eh. Non lo so. Fantastico, guardate bellezza. Vacci a fare un bagno, se fosse un vivo di... Io l'ho fatto il bagno alle isole Aran. Dipende quando ci vai. Era meno 7 l'acqua di temperatura. È caldo, eh? Minchia. Era caldo, sì. Poi fa la crioterapia, fa bene. Sì, quello sì, però ci stai un minuto, barra due massimo, no, poi esci. No, ci stai 15 minuti, a meno quanto, sproposito. Wow. No, ci stai assai nella crioterapia. Ma vai oltre meno 30, meno 40. Oppela. Non ti vedo più. Vediamo che sia tutta così la strada. Diciamo una cosa, io non lo avverto. Vediamo un po' se picchia quando trova lo sterrato. Già che l'ha detto che c'è, vuol dire che c'è. Sì. Io invece dico di no, però tanto ho portato via due paletti. Trovo un meccanico, un bel casino, vai. Da strada siamo. Oh, Vic Myrdal. E c'è un meccanico, Eurekens. Eccolo qui il meccanico. Arrivo. Tesoro. €41.000, benissimo. Vai. Camion perfetto. Riprendiamo il voyage. Dove sei? Un meccanico anch'io, dove ero? Secondo te? Dove ti sei fermato, scusa, da meccanico? Dove eri te? Sei più avanti? Dove eri te? Sono dietro di te. Ah? L'officina era. 10.000 euro. Io 41.000. In pratica il viaggio l'ho fatto gratis. Non sei contento? No, anche no. Poi mi tocca prendere un altro prestito, porca leva. 3.000 euro sono rimasto. Magari qui di multe non ci sono, se Dio vuole. Meno quello. Semafori. Manca solo quello. Un bel semaforo in mezzo alla salita. Esatto. Poi non riparti più, cazzo. 3.300 euro di multa. No, discesa sembra, più che in salita.
Vikmirda non c'è neanche, non c'è neanche un'azienda in quella città lì. E l'amplieranno. Guarda qua che... Mamma mia. Bella sta curva. Che no. Se tu, se tu di... sei un uomo, fa la 180 sta curva. E a 200. Senza guardrail. Piace per il signor magico, sta per dare, tanto la già esplorato, quindi... Ma anche no. Perché io la promod non l'avevo, a parte che quando c'era multiplayer non l'avevo mai vista, io ho visto sempre la Mario mappa, quindi... Bene, bene. C'è qui un'azienda, mi dice che non c'è un'azienda, eccola qua. Penso di pecore. Sì, vacche o peco, comunque bestiame, sembra vacche. Ma di lontano non vedo, può essere. Sì, sono mucche, sì. Questa mi sa che è una parte dell'Islanda che va per il suolo. Proseguiamo. Ups. Ups. 1100 euro, accidenti all'ora. Basto con 1000 euro. Io ne ho presi 2600 anch'io. Hai visto come si erano appostati con l'autovelox? Facciamo perdere, eh? No! Ecco fatto. Morirò. Sei ribaltato. Mamma mia, come l'ho rischiata! Non ho fatto neanche danno. Mamma mia. Quanto cazzo ha fatto questa rotatoria? L'ho fatta a 140. Ti sei matto. Porca puttana. Mi sono aggrappata ai freni. Mamma mia, che mezzo che è sto Volvo. Tanta roba. Tanta... Ah, che sia meglio. Tanta roba. Potevo essere morto. Se lo fai di normale esplode, cioè il camion, ma insomma. Ma può mettere, perché noi te non l'hai impostata, se uno vuole può mettere la fisica al massimo col volante. Col volante dovrebbe essere possibile. Eh beh. E quel padre comunque è un'altra cosa. Metta la tastiera. Col pad è un'altra cosa, sì. La tastiera era... non sentivi nulla, non sentivi il rumore, non sentivi nulla. Le vibrazioni le senti, compagno. Siamo a Selfos. Allora non scarichi qui te. No, no, 86 km c'ho, quindi. 86? Sì, te? Io ora ne ho 70, ma sono già a Selfos. Ah, io non sono ancora arrivato a Selfos, quindi. Ti vedo neanche più. No, se quando sei arrivato a Selfos sei a 70 km. Penso come te. Vedete la sua azienda. Thank you.
Mi gabba poco la strada, vedo già risonanti. Da se... Oppela. Da sera ci sono anche i geyser in lontananza, giustamente. Che ci stiamo avvicinando a Reykjavik, che è una delle città più, più ricca di vulcani e geyser, credo, del pianeta. Perché praticamente, se non sbaglio, è stata costruita sopra i crateri del vulcano. Mi sembra la piazza principale di Reykjavik è costruita sulla bocca di un vulcano attivo. Ma hanno paura che... La previsione è che esploderà a breve l'Islanda. Se esplodono tutti i vulcani si inabissa. C'è tipo 70-80 vulcani, qualcosa del genere. Quanti sono gli abitanti dell'Islanda? 200.000? No, non lo so. E toccherebbe tutti spostarsi. Mi auguro per loro che non succeda mai, però. Se per caso esplodessero tutti insieme, le ceneri che sprigionano ricoprirebbero tutta l'Europa. Ah, quello di certo. Ieri volerebbero più, però... Via, che fai questo weekend che siamo gialli? Ciao perde, te che fai? Tio buono, si fa una gita fuori porta. Fuori comune ci puoi andare. Fuori comune sì. Non so, si va all'officina della pizza, si piglia da sport. Comunque una volta ne sono andarci lì, Sapevo. Da figli te e la pizza? No, io mi rifiuto. La fa mangiare il gatto. Prendo un gatto e lo faccio. Un po' di gatto te e si dà a mangiare. Se la mangia il gatto è commestibile. Se muore vuol dire che ecco. Certo. La Land. E lasciamo perdere la lì. E siamo a Reykjavik. Io invece avevo pensato, sono sincero, so poi se il signor magico gli verrà da quello, dico, se non succedesse, dubito, perché dubito. Dubito che agosto inizio settembre siamo liberi. Si potrebbe andare a trovare, però. Io sono libero e sicuro. No, l'ha capito. Sì, ho capito ora. Sì, va bene. Un casino lockdown. Cioè, che lockdown, se si può spostare fuori regione. Lockdown. Sono all'azienda, poi vado a esplorare il punto interrogativo. È la stessa azienda dove devo andare io, quindi. Ma penso sarà un concessionario, perché c'è accanto. Sì, credo anch'io. Non so di che tipo, però è grande, giustamente la capitale. Nordic Cargo Handling. Vai, andiamo. Ma quanti soldi mi dà? Vai. Scaricato. C1325 di livello, non si sa. Io dico che c'è un concessionario Iveco.
C'è Rebeco, ti giuro, rido. Può essere, non lo so, può essere. Chi mai dice mai? Può essere. No? Per carità. C'han lo Scania, santo Dio. Venderesti Rebeco, te? E come in Italia non c'è l'idea. Un'agenzia del lavoro. Ah, ok, no, pensaci prossimo. Ah, più avanti ce n'è un altro, aspetta. Quello sarà un concessionario. Via, facciamo un altro di viaggio. Sì, sì. Ah, fa pure il semaforo. Oh, mi ha dato una multa, chi gli è preso? Islanda sono, capiscono che i semafori sono corso. Ti agenzia da te due cappe, sei finito, eh? Ah, laggiù, visto. Meno male. Scania, meno male. Santo Dio. Aspetto, vai. Bella anche il porto, zona del porto. Allora, offerte di lavoro. Amici, va. Vediamo un po'. Ci sarebbe Genova, oh. Sì, c'è. Da qui in Genova, lasciamo 1512 km. Certo, guarda, subito. Lo faccio subito, ma perché non c'è Medio Oriente? Aspetta, fammi vedere se c'è Medio Oriente. C'è Valmiera. Guarda. È Lituania, no. Troppo vicino. Vuoi rimanere in Islanda? Che io c'ho 6 pagine da Reykjavik. Io ce n'ho 5. Volevi dire, signor Antani? Mm? Io ce l'ho per Israele. 137.000 paga, 3.400 km su strada, 3.200 col traghetto. Quindi sono 7.000 km. No, grazie. E poi c'è anche la Turchia, però paga poco. Tipo? 101.000. Paga poco, capito? Quell'altro paga 137.000. Poi c'ho Subotica, che è in Ungheria. Birmingham. Vediamo un po', vediamo cosa c'è qui vicino. Io c'ho città che non si è esplorato. C'è Acares, c'ho. Acranes, dov'è? Acranes. E dov'è? È la città dopo. Ah, ok. Ma io non ci posso dire. Io c'ho cosa, c'ho? C'è solo quello? Sì. Ah, ce l'ho anch'io Acranes. Però c'è anche Acurei. Acurei, cazzo, però è lunga. 550, neanche troppo. Ma se non ce l'hai, c'ho solo Acranes io. Va bene, prendo anch'io Acranes e poi 100 km. 8 km al carico. Sì, 100 lì. Considera che si è messo di più perché io ho fatto quei 400 km. Io invece di farne 500 ne ho fatti 900 per arrivare. Non è mica colpa di nessuno se sei una fava. No, non è colpa di nessuno se c'è bug. Che è un bug. Ho sbagliato anch'io, però non ho mai visto io il camion che picchi contro un guardrail e poi si alza
posteriore. Ti hai guardato troppo Fast and Furious. Mi sa che è il solito carico, eh? Polistirolo? No, solito no, però che ci siamo nella stessa azienda. Ma qui i semafori non esistono, bene, bene. No, esisti no. Su questa parte cosa qui dell'Islanda mi... Resto. Io invece direi che potrebbero fare anche due multe, eh. La Sump Skip. Yes. Vai. Agganciato. Andiamo. Mamma mia. Che stanchezza. E domani non fai nulla, eh? Bravo, bravo. Ehi, facciamo perderci da fare domani. Cioè, organizza la gita fuori porta, okay. Di domenica. Andiamoci. Lasciamo Reykjavik. Andiamo da Akranes. Penso col prossimo con la prossima puntata. Beh, aspettiamo il signor magico, poi ce ne andiamo dall'Islanda. Meno male l'abbiamo esplorata quasi tutta. Inghilterra forse converrebbe ora. Potrebbe andare in Irlanda, visto che non c'è nella mappa. Sì. Il fatto è che devi passare dall'Inghilterra prima. Sì, quello per forza. Vabbè, passa da lì dove fa. Fatti. Sperando che non aggiornino il gioco un'altra volta, ma non credo. Che mettano la beta domani. La open beta, no, la beta. Ma io infatti, vabbè, lasciamo perdere, dai. Speriamo che lo rilascino domani. Rilasciano secondo me fra massimo, ma secondo me la prossima settimana no, ma così, eh. La settimana del 21 del 23 secondo me, esce. La open beta, no, anzi, sì, la closed beta, scusami, la open beta esce secondo me prima. DLC esce 25, il 20 secondo me esce la 1.4 o il giorno prima o il giorno dopo. Il giorno prima dell'uscita del DLC, quindi 24-23 l'uscita, se no all'uscita del DLC. Ma te parli di febbraio? Sì, parli di febbraio, sì. È un mese. Un mese e 10 giorni. Sì, io poi sto parlando di febbraio, sì. Bisogna aspettare almeno un altro mese
per l'uscita della promoda aggiornata l'attimo. Quindi in molti paesi va poi a marzo barra inizia aprile, secondo me, no? Se lo può fa con le mod. No, si può anche fare in vanilla inizialmente, poi vedere come va. Partecipa anche Stefano, Fabio, qualcun altro. Fa anche in vanilla. Magari vediamo anche di fare qualche altra mod per quanto lo so. Mi piacerebbe provare dei camion esterni. Sarebbe ganzo farlo col Turbo Star. Vabbè, quello può metterlo, non è che abbia che la mod la aggiornino, se non la aggiornano non so io che versione è quella mod. Il problema è sempre il solito, aggiornano troppe volte il gioco e poi le mod devono essere aggiornate per oggi. Do cappero e coso, dai, 500 euro di multa, viaggio fatto gratis per colpa di quella multa del cappero. Mi ha dato 100 euro questo viaggio, si pensa. Akranes. Eccoci qua. È arrivato? Scusami, dove l'hai il carico? Lo scarico. Attento. L'azienda si chiama HP Grandi. Sì. Ok, la solita azienda anche. Concessionario Duff. Che entratina che c'ha sta V bellina. Ah, c'è un garage qua giù. Più avanti. Quasi lo compro. Così poi non ti funziona più giù. No. Sì, dopo lo perdo quando aggiornano. No, vorrei che poi non tardasse più il profilo. No, che c'entra, quello ti va al profilo. Te lo conto a me garage. Lo so, eh. Che dici, ne vuoi fare un altro o basta? BB fosse abbastanza vicino, dubito, però guardiamo cosa c'è. Dice la devo per la Junker 500. Io c'ho Blondus che non si è fatto e basta. Blondus sono 226 kilometers. Blondus. Però avevo tre pagine da qui, eh? Non male.
3-0 ha perso lì la Roma. Allora vediamo un po'. Niente, io c'ho Aku così. Do che c'hai? Aku. Andiamo. Blondos, però ci passo da Aku. Allora prendo Blondos io, dai. Te Aku. E dopo con Aku si chiude. Km a prendere il carico. No, io ce l'ho qui, guarda. No, Dio! Io ce l'ho proprio qui il carico. Mamma mia, che culo. C'ho proprio qui. Ho rischiato di garibaltarmi. Lo mi segui? Ho qui il carico. Devo prenderlo sempre, però. Io ce l'ho a 20 km. Sì, fammelo prendere. Aspetta un attimo. London Cup però è cosa? Lo devi accettare prima, Già accettato, l'ho già accettato, guardavo dove era il carico. Ok, qua. No, l'ho già accettato il carico. Infatti ero tornato al punto di spawn. Io che palle quando fa così il parcheggio. Che mi capo, fallo dall'interno e non mette la seconda visuale esterna, però bisogna per forza fare la visuale esterna. Vai, fatto, agganciato e arrivo. Arrivo. Via, ti vai. Vai. Strano un concessionario qui. Anguilla affumicata. Buona. Fa andare a destra, immagino. Sinistra. Sinistra, scusami. La usano che giri in una fattoria. Sì, qui c'è cavalli, però va bene. C'è un sacco di fienagione. Vediamo se mi fa girare. Yes, la giriamo. Ci sono i cavalli. C'è un trattore Lamborghini fermo, anzi Same, fermo. Eccolo qua.
Henry Vito. Vai. Agganciato. Ah, mi fa andare di qua, comunque. Ah, oh, ok, allora non avevo sbagliato strada. Mi fa andare a sinistra, poi da là. Sì, sì, ho visto anch'io, pensavo anch'io dove andare. No, no, fa andare a sinistra. Davanti te, vada pupazzi. Vai, vai. Chilometri hai? 200 chilometri. Quindi da dove andare te a 80. Sperando la strada sia buona. Tanto c'è un amministratore. Forse un amministratore o no? Non credo. Ah, c'è un convoglio qui di 3 persone. Scusami. Eh sì, ho visto. Di 2 persone, il terzo dov'è? Ne ho viste 3. 2, 2. E sembravano 3 viste. Comincia a essere tardi, chinotto fa. C'è 20, cioè c'è, ci sarà 30 persone sul server e tutte sono in Islanda. Tale... siamo noi due, queste altre due. Io non ho incontrato altri 3 prima. Penso siano insieme, penso. Ecco Borgarnes. Altra cittadina esplorata. Questa strada non è che mi piaccia tanto, eh? Che c'è un... Qui è innevato, perché siamo un po' più alti, giustamente, di altitudine. Abbiamo salito... Siamo saliti un po'. Quindi potremmo aspettarci del ghiaccio. No, non mi dica che piove. Da me non piove. Da me sì, porca leva. Manca solo che piova con la strada ghiacciata. Queste lo pagano, vabbè. Queste lande desolate, piene di neve, sti prati innevati, perché qui sono pascoli. Succede un disastro. Madonna, sono addormentato. Qui siamo di nuovo nella parte... Nella parte fredda, sì.
Stiamo tornando nella parte est è fredda, la parte ovest è più continentale. Infatti la capitale nella parte ovest. No, non può mettere l'acqua con la strada ghiacciata, porca leva. Ah sì che è inguidabile questo camion. Fiordi dell'ovest. È arrivata l'acqua. Ecco, è arrivata anche a te, eh? Da bestemmiare l'acqua con qui veramente condizioni estreme. Ci manca solo che sia notte, guarda. Una chiamata. Non è che ci siamo lontani, 17:56, eh? E vedi i camionisti sono qui. Ok, la parte piano. Ah, incontrollabile con questo asfalto qui, è veramente incontrollabile. Più di un tot un po' andrà. Sto facendo 100 all'ora. Beato te, io a 70 rischiavo di andare diritto. Quanto ti manca arrivare? 50 chilometri. Tanto quelli altri hanno fatto un'altra strada. Non penso, sai. Sì, ho visto uno. Una sagoma di là. Può essere. E sta arrivando uno. Sì, sono tutti in Islanda. Beh, anche senso, la promozione non c'è nient'altro. Tanto qui c'è un incidente, metà carreggiata è ferma. Qui che clima da tormenta. Eh sì. Un passatore a quello lì con l'auto. Io spiegare il senso di giocare un track con l'auto, eh? Comunque. Upp. Non lo capirò mai, eh. Comunque si potrebbe mettere qualche mod di auto, secondo me ha poco senso, eh? Bella botta, eh? Chi è te? Uno Scania che ha perso tutto il carico. Pido, la metteresti una mod di auto? Io sinceramente la metterei. Oh, quello, boh, non ne ho più pallida idea. Se non ci sono trasporti con l'auto caravan, qui ce l'hanno messi, ma lì non ci sono. Che okay, semaforo. Vabbè, multa, va bene, va bene. Dammi la multa. Quello del camion ha azzardato un po' troppo, ha perso tutto il carico. Dai, con la strada.
No, no! Lo sapevo, porca leva, lo sapevo! Ma guardate dove sono andato a finire. Scommetto alla curva del ponte. No, al ponte, non alla curva del ponte. Ta-ta-na-na. C'è il meccanico qui, a Blondus. Guarda di fatti rimorchia fino lì. Sto cercando di uscire. Un giro a vuoto. Andiamo per dove mi fa andare. Mi fa andare Blondus, sto in conto. Mi fa andare Blondus, va bene. È andata di Lus. Sì. No, allora fatti riportare, non so, a Reykjavik. E certo, guarda, un po' fatta. No, via, in quell'azienda lì devo scaricare la marcia indietro. Vacca boia. Allora, ci devo entrare a marcia indietro. Madonna di Dio, eccola lì. Al meccanico a Blondus. Sono già arrivato, mi vedi? Sono qui. Ah. Quanti danni hai fatto? 6% il camion, ma mi ha fatto provare un fortino, non il camion, il trasporto. Ok, scaricato. Vediamo un po', Sa, mi toccherà venire scarico di sicuro. Sì. Cioè, che è Flavik, ma che è Flavik dall'altra parte. Va bene, ti seguo. Vedi, sono all'officina. Quanti chilometri c'hai? 270. Ok, Irlanda tosta come guida. Se si può guadagnare l'Irlanda del... ho rimesso io, cioè, vabbè. Ti sei fatto rimorchiare due volte. Lo so. No, più fatto danno al 20%, una. Non è che non mi sono ribaltato. Una frenata è andata diritto il camion. Camminavi forte. Andavo a 90, ma non mi ha frenato. Ho frenato e è andata di
frenato e ha slittato le gomme su, sul ghiaccio e è andato di lì. La velocità che sta andando ora, non è che andava tanto. Avevo capito. Un po' più vivo anche. Più bello anche meno controllo il cane. Vedo una parte laggiù che non mi piace per nulla. Bella. Anche no. Dai, dai. Sì. Ah, belli sti tornanti, mamma mia. E avanti i tornanti, io no. Deve la strada essere sempre diritta. Perché allungare la strada con i tornanti? Falla diritta. Devi spaccare il monte, non me ne frega nulla, la fai diritta, punto. Lo fa il cane. Io quando è in salita il problema non sussiste, quando è in discesa che mi preoccupa. Me l'ha chiamata la puntata esplorazione in Islanda? Quale? Quella di ieri stasera live. In realtà non l'ho intitolata stasera, però la intitolerò così quando la ricarico. Comunque ma YouTube ha veramente fatto una finaccia, eh? Di rivedere, sembra che sia successo il stesso problema di Facebook, boh. Ma sai che ora tutti si stanno cancellando da WhatsApp, lo sapevi? Sì, c'è per... come si chiama quel... l'altro... Signal. Come? Signal. Sarebbe? Deve essere un'app di messaggistica come WhatsApp, perché a quanto ho capito WhatsApp e Facebook vogliono rendere unico, a quanto ho capito, no? Vogliono rendere un unico social. Siamo sul ghiaccio, bene. No, oh, dai. Ti può incantare così il camion, dai. Dai che ce la puoi fare. Sarà anche più di 100 km di ghiaccio. Che non finisce più. A quanti chilometri sei? No, io non lo so, sto andando a braccio. Allora è vero. E io ho 160 km, spero che non siano tutti così. Vado come alta Villaneve, a bordo strada. Ci sarà un metro e mezzo di neve. No, quanto è strada? È discesa. Piano. Cioè qui guarda veramente la secca. Al passaggio qui è regione del nord-est. Qui il paesaggio qui è uno spettacolo, eh? Mamma mia. Andata bene. Faccio 128 all'ora sul ghiaccio. Top. Sto camion è il top. Altro che me. Qui
guida con prudenza. Neve. Oh, ragazzo, neve alta. Più avanti. No. Davvero? Sì. Vabbè, me l'aspettavo. Esplorare tutta l'Islanda, che non si trovasse un punto dove non c'è la neve, non ci credevo. Vabbè, ma è solo un brevissimo tratto. Ah, vabbè, neve alta, ma non neve in mezzo alla Sì, neve in mezzo alla via. Come neve in mezzo alla via? Vai, quando ci arrivi la vedi. Ma è breve, il tratto è breve, breve. Regione del nord-est. Qui c'è un lago ghiacciato, bellissimo. Io non ho trovato la neve. Aspetta, aspetta. Sono a... Ah, eccolo. Guida con prudenza. Neve più avanti. L'ho visto. Io buono. È poco, meno male. Via. Ma ce n'è altro ancora? No. Sono a 85 km. Io sono arrivato quasi. Vedo il meccanico. Il lago ghiacciato. C'è l'hotel. C'è il mezzo a ghiaccio, vabbè. Acqua e ghiaccio, bene. Fa male. Non mi dici che la strada è tutta così fino alla meta, eh? Quasi. Porca vera. Caspita, grande Akurei, eh? Io sono a 46 km. Ti aspetto il meccanico. Ok, poi si stacca. So per dove devo andare. Penso ci sia tante aziende. Forse la Samskip. Sì, alla Samskip, ma c'è indovinato. Era 4 d'aziende, non è che... C'è un punto interrogativo, vado a scoprirlo e poi vado al meccanico.
che ho 25 km dalla meta. È arrivato. Allora, nuova me, vaffanculo. Vabbè. Un'altra multa. A Cureia esplorata. Ok, questa, come immaginavo, era un'agenzia del lavoro. E ora andiamo al meccanico. Ti ho intravisto, la Samskip è vicino al... Oh, proprio vicino vicino no, però insomma abbastanza. Eccoci qua. Aspettiamo Davide che abbia scaricato. Dai, c'ero. Ora ci sono, vai. Vediamo quanto mi dà. No, per pochi punti non salgo di livello. Ehi, eccomi. Aspetta, mando un messaggio e arrivo. Vabbè.
Allora, ragazzi, direi che questa sera ci fermiamo qua. Io ringrazio Bex che ci ha fatto compagnia in questo viaggio attraverso l'Islanda. No, di nulla, dicevo. Veramente fatta molto bene e molto molto impegnativa come... Sì, al di là ci ho rimesso, però al di là di tutto comunque mi sono divertito. Bella parte, secondo me... Sì, veramente costruita molto bene. Ringrazio i ragazzi che sono passati dalla chat e ci becchiamo, credo, domani pomeriggio o domani sera, vediamo, o entrambe le volte, ora vediamo. Sicuramente domani sera, per il pomeriggio vediamo. Un saluto a tutti, buonanotte. Buonanotte.